qui a Central Park West abbiamo ricordato numerose volte come Hollywood venga definita, ma anche si autodefinisca, la fabbrica dei sogni, dove l'elemento industriale, quello della fabbrica, va di pari passo con l'elemento onirico e quindi artistico. In altre parole, il rapporto tra arte e industria è quintessenziale nella storia di Hollywood, ma lo stesso si può dire per tutto il cinema, anche quello che cerca o si illude di essere svincolato da un elemento industriale. Dico questo perché esistono nella storia del cinema molti film che hanno avuto degli esiti disastrosi al botteghino. Delle volte sono veri e propri capolavori e delle volte invece sono dei film brutti che anche da un punto di vista commerciale meritavano l'insuccesso. Partiamo dai capolavori. Senza scomodare alcuni film del neorealismo, per esempio Umberto D, che è un capolavoro, è stato un disastro al botteghino, non è l'unico, entriamo nel merito dei grandi film hollywoodiani, dei grandi film dove l'industria ha messo degli investimenti a disposizione smisurati e sono affondati come il Titanic quando ha colpito l'iceberg. Il primo, il più clamoroso dei casi, è certamente Heaven's Gate, I cancelli del cielo di Michael Cimino, un film meraviglioso, o quantomeno con molti momenti meravigliosi, che però ha fallito miseramente. Pensate che il budget iniziale era di 7 milioni, parliamo del 1980, e che salì a 34 milioni alla fine della produzione ed incassò meno di $1 milione. Il film, ripeto, è diseguale, ha alcuni momenti straordinari, altre lungaggini, altre cose che sono abbastanza confuse, ma sicuramente è il film di un artista e non meritava questo insuccesso. Insomma, il film perché fallisce? Perché probabilmente racconta qualcosa di profondamente eversivo per gli Stati Uniti, come questo meraviglioso paese sia fondato anche sul sangue, anche sulla violenza, anche sull'abuso, pur rimanendo un posto meraviglioso e libero, ma nello stesso tempo perché è un esempio di ego sconfinato. In qualche modo è il film d'autore per antonomasia, è il film dove l'autore, il regista Michael Cimino, ha fatto esattamente quello che riteneva di fare, senza alcun controllo, che spesso è una benedizione da parte della produzione. Michael Cimino non è l'unico grande regista che ha lavorato ad Hollywood e ha fallito con delle grandi produzioni. Pensate a Peter Bogdanovich, pensate ad Anthony Mann con La caduta dell'impero romano e pensate più di tutti a William Friedkin, che fa un remake del film francese Il salario della paura, forse ancora più bello dell'originale The Sorcerer, eppure il film è un disastro. Tutti i casi in cui l'autore ha cercato di fare un film estremamente personale, non ha ascoltato la pressione della produzione, ebbene, nonostante i risultati, soprattutto nel caso di Friedkin, siano di eccellenza, sono andati tutti al disastro. Esistono però tuttavia una serie di film non belli o addirittura brutti o molto brutti che hanno fallito. Pensate pochi anni fa Lone Ranger con Johnny Depp, una grande produzione Disney, la più attenta alla costruzione di un sicuro successo, la più attenta a tenere sotto controllo regista e star, ebbene un film che ha perso almeno $200 milioni. Going somewhere? Yes. Vogliamo dirlo, era un film veramente brutto, non meritava di andare bene, anche se l'insuccesso è veramente clamoroso. E non è l'unico. C'è stato uno dei tanti tentativi di resuscitare il genere western di Alamo, una quindicina di anni fa, perse quasi $180 milioni. E almeno in due occasioni c'è stato il tentativo di far risorgere il film Cappa e Spada legato al mondo dei pirati, genere che ha avuto recentemente uno straordinario successo proprio con Johnny Depp, no? I Pirati dei Caraibi. Ma prima dei Pirati dei Caraibi ci sono stati due fallimenti clamorosi, Pirati di Roman Polanski con Walter Matthau e soprattutto Cutthroat Island, cioè l'isola dei tagliagoli con Gina Davis, affidato all'allora marito di Gina Davis, Rennie Harlin, uno dei più clamorosi insuccessi di tutti i tempi. Molti film di fantascienza hanno fallito, o film di fantascienza fantasy legati alla commedia, Pluto Nash, Eddie Murphy, eccellente attore comico che però è campione anche di molti fallimenti. Si è distinta per un clamoroso insuccesso anche Penelope Cruz in uno dei suoi tentativi di sbarcare Hollywood quando girò Sahara, un film che non convinse nessuno né da un punto di vista qualitativo né soprattutto da un punto di vista commerciale. Quindi per riprendere il discorso che facevamo all'inizio, esistono dei capolavori che falliscono ma poi che vengono in qualche modo rivalutati. Oggi non c'è nessuno storico del cinema o critico che non consideri giustamente Umberto D un capolavoro, non c'è nessuno storico che non capisca che in The Sorcerer o in Heaven's Gate ci sono momenti di grandezza. Ma il motivo del fallimento di questi altri film, quelli che non hanno pretese artistiche ma solo commerciali, è probabilmente dovuto a una serie di elementi che si riassumono in uno solo, il fatto che sono dei
decisi a tavolino, sono decisi da una serie di comitati che cercano di bilanciare fino all'ultimo centimetro, fino all'ultimo secondo gli effetti. Ebbene, questa artificialità al cinema non paga e il pubblico reagisce andandosene o non entrando proprio nel cinema. Un saluto da Central Park West.